Il Giappone è il paese del sushi. E Tokyo è la città dove ci sono più ristoranti di sushi in tutto il mondo. E se è vero che la qualità del sushi in Italia è assolutamente imbarazzante, è anche vero che non è che tutti i sushi qui a Tokyo siano ugualmente buoni. Quindi abbiamo deciso di provare tutti i luoghi dove mangiare il sushi a Tokyo. Questa è la guida finale al sushi di Tokyo. Fatelo voi, io mi vado a prendere un caffè nonostante. Questa è la guida definitiva al sushi di strada. In una città dove puoi letteralmente mangiare sushi in ogni angolo. Questo è un ristorante di ramen, in realtà non c'entra un cazzo, però... Il posto dove iniziare naturalmente il kombin. Quanti kombini ci sono in Giappone? Ci sono 7500 kombini solamente a Tokyo. 7500 luoghi dove tu puoi prendere il sushi. Io non ho mai preso il sushi qui. Non lo mangio generalmente in un kombin. Gli onigiri sono buoni. Cioè, le palle di riso sono buone. Vediamo adesso com'è il sushi. Sushi del kombini, direi di prendere... questo. Sushi misto. E devo dire, si presentano abbastanza bene. 1143 yen, più o meno 7 euro. Pausa pranzo, hai finito un meeting, devi correre a un altro meeting, hai fame? Sushi di strada. E questo era quello che il sushi era un tempo, ovvero uno snack da mangiare snack. Così al volo, non ti siedi, come? No. Abbiamo tanti diversi pezzi di sushi: l'uovo con il tamago, gambero, salmone, squid, tonno, pezzi non pervenuti. Il sushi lo si può mangiare o con le mani o con le bacchette. Io mangerei con le mani. Io mangerei sporche, quelle. Mani sporche. Vedi, questa è la nostra tavola imbandita, anche un po' polverosa. Pam pam. Gocce di soia, qua è una pioggerella di soia dolce. Io direi di iniziare salmone. Si presenta male, cioè lo senti che c'è distacco tra la parte di pesce e invece il riso c'è un po' di distacco. Assaggiamo questo tonno. Leggermente insipido. No, non è quelle proprietà del tonno, non arriva il dolce del tonno, l'umami, cioè. Il riso acetato, che è alla base di questi sushi, cioè sovrasta poi il sapore del pesce. Questa è roba che è fatta in una fabbrica centrale da ovvio. Qualche parte, il che vuol dire che non è appena fatto. Non è fresco non solo il pesce, ma non è fresco neanche il riso. Quindi insomma la qualità non è il top. Maki? Maki con tonno? Tanto wasabi. I maki sono ok. È la conferma che i kombini non puoi sbagliare. Fanno avvolgere le robe nel riso, non sanno mettere le robe sopra il riso. Questo costa 400 yen, 3 euro. Buono. Di cosa vi lamentate? Di cosa vi lamentate? Questi sono i maki criminali. Se mettessimo solo i maki avrei dato un 5. E 5 per me è la sufficienza. I nigiri, quindi quelli col pesce sopra, no, sono assolutamente insufficienti. Francamente non mangiabili. Qui no, 4. Pom, secondo posto in cui andiamo a mangiare sushi è il sushi della stazione. Negozi specializzati in sushi, solo take away. Esatto, solitamente hanno il laboratorio dietro. Sono i posti in cui il sushi è fatto lì. Teoricamente il livello è un po' superiore rispetto dovrebbe a quello essere, del comini. Dovrebbe essere molto migliore. Shoda Sushi, il take away della stazione qui di Musashikoyama. È assurdo, questo costa meno di quello del comini. Cioè non ha senso, questa cosa è sbagliata, è immorale. Sushi della stazione, abbiamo pagato 850 yen, circa 5 euro. Quindi meno rispetto? YouTuber? Il suo destino? Italia adesso. Beh, ci ha fermato, ha detto Double Tommy, cazzo vi seguo sempre, sì, tutti i vostri video sono cazzo, geniali. I miei preferiti in assoluto. I migliori food blogger. I migliori food blogger esatto. Dell'universo. Assolutamente. Quindi abbiamo pagato al sushi della stazione meno rispetto al sushi del combini. E sicuramente allora, sembra molto meglio. Adesso ci mettiamo dove mangeremo il sushi della stazione. Cioè immaginate il setting, in questo momento noi siamo on the go, stiamo correndo, lavoro, business, non c'è tempo, dobbiamo mangiare il sushi e andare al lavoro, subito. Cos'è questo pescione? Iwashi, è una sardina, bellissima questa sardina, dolcissima, freschissima, il riso, consistenza totalmente diversa, è molto più compatto, quindi è il riso la differenza, gioca una parte fondamentale il riso, io sono un grande amante del tonno. Non è male. Per questo taglio di tonno, che è uno di quelli un po' più grassi, ti dico la verità, mi aspetterei un'esplosione ancora superiore di dolcezza. Adesso non è il miglior sushi della storia. Assolutamente no. Per 5-6 euro. No, è assurdo. Qualità-prezzo, fantastico. Devo dirti una cosa. È strano per noi fare un video di questo genere, no? Però cioè, cosa vuoi fare? Cioè, sei in Giappone, vuoi non fare un video di sushi? Cioè, da serie. Sai cosa? Non è il video di sushi. È il nostro video di sushi. È il nostro video di sushi, è diverso. Per il prezzo che ha,
Sicuramente, cioè, io lo assolvo al 200%. Mm. Hai già il piacere di mangiare sushi qui. È più della sufficienza. Io gli do un 6. Kurazushi, kaiten sushi, quindi sushi che ruota, un piatto 150 yen. Meno di un euro. Certo, veramente qui proprio da youtuber sul Giappone classico. Vuoi dirmi che in un anno in Giappone abbiamo fatto un video di sushi? Cioè, bisogna essere idioti. Questo salmone. Salmone, vai. Come devo fare? Tu lo sai? Ah, ok, tiri. Questo salmone... bruttino. È molto brutto. Io senti, lo mangio... Già si toglie tutto quanto, no? Che schifo, guarda qua, sì. Ma perché siamo venuti qua a fare un video? Riso abbastanza male. Secondo me non è un buon pesce. Non è un buon pesce? No, questo salmone qui non è buono. Ma cosa stiamo facendo in questo posto? Ingozzarci di cibo schifoso per ottenere qualche view. Lo vedi? Cioè, è veramente una fetta sottile. Sottilissimo. Sottile. Cioè, insipido. Riso? No, dai. Indecente, guarda. Dai, è staccato, una roba messa staccato, così. È una roba merdosissima. Mi spiace, non è a livello del combini. 3.5. 3.5. Mi fa incazzare perché abbiamo pagato. Non lo so, cioè a me sta venendo il mal di pancia per fare sto video. Cioè. E adesso vediamo il mercato del pesce di Musashi Koyama. Qui dietro hanno dei laboratori che te lo fanno freschissimo e in teoria... next level. Veramente basta mezzo sguardo per renderti conto che qua il pesce è sicuramente molto più buono, di una qualità molto più alta di quella merda di quella sushi. Siamo in macchina per mangiare il sushi del mercato del pesce. Questo è un assortimento di molluschi. Quindi vari. Questa non è la... io pensavo fosse squid. No. Beh, la seppia è un mollusco. È un mollusco. Non ha lo scheletro. Io sono, come avete ben capito, un esperto di pesce. Tu sei una seppia. Direi partire con una capasanta a testa. Bella impregnata di salsa di soia. È dolcissima. No. È dolcissima. Illegale. Cioè, illegale. Questo costa 10 euro. 10 pezzi di pesce, cioè un euro a pezzo. Come si presenta il tonno? Così. Spesso. Spesso, ciccione. Ma poi tra l'altro, scusami, ma a te non fa schifo guardare la gente che mangia? A te non fa, a te, no, obiettivamente, a te non fa schifo vedere la gente che mangia? Benvenuti nel capitalismo delle piattaforme, un mondo dove l'unica cosa che conta è fare contenuti. A me sta salendo il vomito. Basta, no, devi tirare, devi tenere forte. Non hai mal di pancia? No. Tanti contenuti. Video, reels, short. Prendiamo di meno. Ma che prendiamo di meno? No, bisogna prendere la quantità giusta per far vedere. E per fare content che lo fai, per cui non è importante come effettivamente mangi. Mangia e sputa. Come hai detto, non sai cosa dire? Ma non è importante avere qualcosa da dire. L'importante è fare views. Quindi fai l'ennesimo video sul sushi in Giappone. Chi se ne frega del fatto che ci sono già migliaia di video uguali? Chi se ne frega degli stereotipi culturali? Dai, vai, riprenditi mentre ti ingozzi. Ti fa schifo? Non è importante. Pensi che chi fa questi video sia contento di farli? Certo, di fronte alla videocamera tutti sorridono e tutto bellissimo. Ma la verità è che non gliene frega niente a nessuno. Sì, finalmente Jugaoka può provare quella che è il king dei king delle catene di sushi, ovvero Sushi Zammai. E allora perché lo fanno? Perché fanno questi video? Perché è l'unico modo per sopravvivere. Perché a cui tutti competono per la tua attenzione, tutti vogliono i tuoi occhi ed il tuo tempo. E quindi non accendere il cervello, non dubitare di quello che diciamo, ma soprattutto non chiederti mai perché stai guardando questo video. Io gli darei un 8.5. 8.2. Non provare a resistere. Lasciati cullare dagli stimoli ipnotici. Continua a scrollare, continua a guardare, continua a fuggire dalla solitudine, dagli impegni, dalla realtà. Sappi però che il tuo tempo non torna indietro.
siamo a Gotanda per l'ultima fermata, ovvero lo standing sushi, dove tu vai a mangiare sushi in piedi e ti fai un po' di alcol. Questo è l'ultimo tipo, secondo me, di sushi di strada che puoi mangiare. Esatto. È la prima volta che vedo il sushi di ostriche. È un ottimo modo per morire. Queste ostriche sono buone, non c'è niente. ¥4,300. Quindi quanto sushi zanmai? Praticamente quanto uguale sushi zanmai. Però bevendo. Cioè, è più bella come esperienza. Bella, cioè, non hai la sensazione molto da molto più catena. Rilassato. 7,3. Io escluderei sushi zanmai, perché sushi zanmai è il miglior, probabilmente uno dei migliori ristoranti a poco prezzo di sushi. Non è un sushi di strada. Sushi del mercato è il migliore sushi di strada. I video di cibo non sono il problema di questa società. Sono un sintomo. Facili da creare e facili da consumare. Sono il format perfetto per queste piattaforme acefale che incentivano la produzione di contenuti usa e getta. I social media ricompensano con visibilità e soldi video che sposano determinate metriche. Metriche come la cliccabilità. Metriche come la capacità di mantenere sempre alta la tua attenzione. E siccome però tutti quanti poi ottimizzano i loro video seguendo queste stesse metriche, quello che è accaduto è che ora viviamo in un mondo dove tutti i video sono uguali tra di loro. In un abbassamento culturale dove purtroppo è avvenuta una correlazione tra social media e contenuti scadenti. Ora ci sono due opzioni. Puoi pensare che non si può fare niente, che il mondo non può essere cambiato, che tutto è già determinato. Sposare l'idea di determinismo tecnologico. E allora ti arrendi e continui ad inquinare questo mondo con video assolutamente inutili. Oppure sposi l'idea di libero arbitrio. Credi nel libero arbitrio, ovvero l'idea che sta a noi esseri umani determinare il nostro futuro, individualmente e collettivamente. E se è così allora, sta a te, content creator, cambiare il corso di questa piattaforma. Sta a noi dire vaffanculo a queste corporazioni il cui unico interesse è monetizzare la vostra attenzione per vendere pubblicità. A tal proposito, volevo parlarvi dello sponsor di questo video. No!